Salve, nel video precedente ho introdotto non volontariamente, l'avete capito, il suono N in posselene. Quindi avrete capito che quello che assomiglia a una V in realtà è una N, è come se alla N avessero levato questo. È più una V, attenzione, sennò sembra una Y, eh? Ok? Ni, maiuscolo uguale. M, guardate. Minuscolo, questo è maiuscolo, anzi qui, va qui. Allora prendiamo una M, facciamola un po', allunghiamogli questo e piano piano viene la... Ok? Allora, vediamo un po'. Manca un'altra singola lettera. Attenzione, non è una Z ma una S sonora. Alcune volte anche il sigma può dare questo suono quando segue un suono sonoro. I suoni sonori sono quelli che non sono sordi. I suoni sordi che abbiamo visto sono P, T, K, F. Th, h, s. Quindi tutti quelli che darebbero av, ev, tutti quelli che non sono sordi, quando seguono anche una s, esempio Smirni, la città, maiuscolo, Smirni. È un po' una sottigliezza, eh? Viene anche spontaneo, qua anche in italiano la sdraio, sdraio, no, sdraio. Smirni. Sai che Smirni si scrive con la Y, però. Smirni. Il problema è le I. Non tanto a leggerle quanto a scriverle, perché si sa, alfa, epsilon, iota, omicron, iota, ita. Y e iota sono tutte i. Il problema è al contrario, quando la parola si ricorda il suono e poi si va a scrivere, quindi ci vuole una certa memoria visiva, soprattutto se il greco non è il caso vostro che lo imparate a leggere, ma per chi lo ho una madrelingua che prima lo parla e poi impara a scrivere, una persona che lo impara così parlando. Ricordarsi come si scrive. L'ultima cosa, brevemente, tendo a fare questi filmati abbastanza lunghi, poi è difficile caricarli. Nel passaggio al greco antico al greco moderno, la P si è sonorizzata di fronte dopo alla M, quindi in pratica ha dato questo nesso. La stessa cosa qui. Questo esisteva già in greco antico, però in greco moderno si è aggiunto gamma k, ng. Il problema è che spesso la nasalizzazione scompare, specialmente all'inizio di parola, in parole straniere dove non c'è mai stata. Quindi, per esempio, birra. Si scrive MP ma si pronuncia bira, non bira. Dentro la parola dovrebbe sentirsi la M. Bros, socio, sì, socio, lo sposo. Bros,
Questa è la gamma, non l'abbiamo forse fatta maiuscola. Rabros. O Rambros, meglio dire Rambros, Rambros. Mo Rabros. Vestirsi, di nome. Oh, poi vedremo che i verbi, adesso non so se lo vedremo perché non so se continuano questi filmati, ma qui si sa che siccome è una forma verbale passiva, medio passiva del presente, finisce sempre in AI, quindi se è una cosa grammaticale si capisce come si scrive, per esempio i plurali delle parole nos sono scritti omi con iota. Dinome, non dinome. Beh, questo è famoso, Angelo. Angelos. Oh, le doppie non si pronunciano, eh? Angelos. E qui è sempre questione di Angelos, Angelos. Come pende? 5. Pende e non pente, eh? Almeno in greco moderno. Vabbè, questo è quanto. Più o meno abbiamo fatto quasi tutto, poi lo rivediamo. Arrivederci.